Vi parlo del libro novità di questa fiera, si chiama La città delle spine, è tradotto dall'inglese di questo autore che si chiama Ben Rollins. È un libro reportage, forse anzi il nostro primo libro reportage, ma è l'inizio di una serie nuova che sta per nascere. Parla di Dadaab, il campo profughi più grande del mondo, con queste nuove storie, con questi nuovi personaggi e le loro vite e le grandi problematiche che sorgono intorno a questo campo. Mi sono occupata della revisione delle bozze di questo libro e Ben Rollins è stato diversi mesi a Dadaab, appunto come diceva prima Margit, il campo profughi più grande del mondo, in Kenya, al confine con la Somalia, e ha intervistato 9 giovani profughi che fanno parte, che vivono in questo campo, e ripercorre le loro esperienze, il loro viaggio per raggiungere Dadaab dopo la guerra in Somalia, fino a quando appunto raggiungono il campo profughi, che l'autore descrive come una specie di limbo, ovvero una terra in cui loro possono sopravvivere, però si tratta appunto non di una vita vera e propria, ma piuttosto di una sopravvivenza. E quindi parla di Kiro, che è una studentessa somala che cerca di studiare per avere un futuro, anche se è molto difficile, oppure Nisho, che trasporta una carriola con delle merci e nel fango di Dadaab e che sogna infinite ricchezze, ma è molto difficile che le possa raggiungere. O Guled, che è un ragazzo che sogna di fare il grande viaggio, ovvero di arrivare in Italia, in Europa, per poter dare una svolta alla sua vita. È un libro molto appassionante, da leggere, necessario, l'abbiamo definito un libro necessario e moralmente urgente.